il cammino verso la pace non è, certamente non è indietro, ma neanche è avanti, è nel presente. E questo costa molto di capire quando noi viviamo soltanto avvocati verso il futuro, verso un futuro lineale, e sempre domani, dopodomani, più tardi la pace, e dopo, io direi, 6.000 anni di esperienza umana ci mostra che non abbiamo raggiunto la pace. E quindi un pellegrinaggio di 6.000 anni dove tutti quanti vogliono la pace e non la raggiungono, fa pensare che forse la pace non è nel passato, certamente no, si deve imparare del passato, ma nel futuro nemmeno, perché questo sindrome "venceremo", "we shall win", "we shall overcome", forse no. Penso che l'esperienza storica ci mostra già che questo desiderio, che serve molto pragmaticamente, non rende.